Siamo in ritardo. Come? Siamo in ritardo, senti. Ora sei un quarto. Sì. Oggi non so se si riesce a vedere alle nostre spalle, guardate. Cioè, sembra di stare all'IKEA. Cioè, stamattina sono presentato. No, dico, raga, adesso va bene tutto, va bene tutto. Di là ci stanno almeno 5-6 con la chitarra, sono arrivati come se qui fossimo, non so, a X Factor, Amici Italia Got Talent, c'ho tutti là fuori che vogliono esibirsi, ma io dico, ma raga, questa è una cosetta nata così, ok che vedete che noi facciamo esibire le persone, ma ne... Tutta a minchiachina oggi. Eh? A minchiachina. Esattamente, fermatevi, non venite più perché qui se no non possiamo più andare avanti. Anzi, non potremo più andare avanti per questo motivo, perché siamo sofferenti pure. Ah, ragazzi, dai, siamo pure sofferenti un po'. Una volta eravamo qui, domani sì, domani la Susanna ci viene con l'ukulele. Allora, abbiamo una visita oggi che ci ha fatto tanto piacere. Vieni Pippo. Pippo Crotti che faceva Edicola Viaggi. Cos'è che ti manca dell'Italia? Fiorello in TV. Pippo Crotti che è una groba, adesso ci farà un numero. Ma incredibile che sono dentro l'agonia del mattino. Sì, sei pazzesco, Sei dentro l'agonia del mattino. All'interno. Questo è l'esterno. Vediamo le facce. Tu le fai le faccette quelle strane da Cirque du Soleil? Bravo, certo. Fammi certo una faccia da Cirque du Soleil. Ma tu? Niente, lui la faccia per cambiarla, lui è un disastro. Però sarebbe un gran personaggio del Cirque du Soleil. Chi? Agonia. Un grande sarebbe personaggio perfetto. Del Cirque du Soleil. Magari poco acrobata, ma... Del Cirque du Soleil. C'è tutto, guardate che roba, che posso far vedere. Puoi. Ma tua moglie non c'è? Che c'è, carina tua moglie. Tua moglie è carina con la scenetta che fa. Cosa ti manca? Che la faccia... Il bimbo come sta? C'è un bimbo stupendo. Ma lì si vede al contrario, no? Lì si vede giù. No, si vede giù. Sento Soleil, guarda che però. 1300 spettacoli in un anno. No, in tre anni. In tre anni. 400 spettacoli all'anno. Cioè, allora, ma se un anno c'ha 365 giorni, vuol dire che anche... 10 spettacoli a settimana. Infatti, lui pesava 140 kg prima. Adesso. 48 adesso. Quanto pesi? 48. Cioè, 48 kg posso dire. A me 48 kg mi pesa... Non adesso so. Questa è 48 kg, questa qui è 48. Però per contratto non potevo superare i 52. Per contratto non potevo superare i 52, ragazzi. Il perché contratto no? Che non firmerei mai. Vai. Fantastico, il Crotti qui con noi, guarda. Incredibile. Vabbè, però possiamo sto toccando dire... agonia. Allora, possiamo dire una cosa. Non diciamo nomi, non facciamo date, non diciamo nulla. Sì. Che qualcuno è andato a vedere il Cirque du Soleil. Che qualcuno... Dove, ma in Italia? New visto? York, New York. A New York qualcuno l'ha visto. Qualcuno ha detto, vieni con me, italiano. Qualcuno ha fatto un bel contratto. E quindi, molto probabilmente, Pippo Crotti, ricordatevi il nome, ricordatevelo, sarà molto presto sui teleschermi, questa faccetta qua. Teleschermi italiani, ok. Questo è l'in bocca al lupo che ti facciamo noi. Fagli in bocca al lupo, Agonia. Bocca al lupo, crepi. Agonia è illuminatissimo, guarda. Sì, è una cosa, sì. Sembra venuto da un altro. E allora, che succederà adesso? Tu in diretta ti godrai, cioè tu sei dentro l'agonia del mattino. Non era la tua massima aspirazione? No, ma veramente, dopo siete solo questa puntavo a questo. Fagli una canzone, vai. Vai. In diretta. Fate un po' più indietro, ecco così, vai. Aspetta, oggi cos'è? Oggi è Santa Scolastica, Vergine. Aspetta, Santa? Scolastica Vergine. Santa Scolastica Vergine oggi. Scolastica Vergine. È un nome. Vi risulta che qualcuno si possa chiamare Scolastica di nome? Scolastica. Scolastica, scolastica no, non risulta, vabbè. Auguri a tutte le scolastiche, vergini però. Ok? Difficile al giorno d'oggi. Cosa? Trovare una scolastica vergine. Se ridi agonia, ragazzi. Ma che sorriso c'hai oggi? Sei meraviglioso, guarda che roba.
posso dire una cosa, la tua testa fa le nostre due teste. Io sono una fissa con la dimensione sua della testa. Vabbè, non è che piccola, non è dal vivo è. Vedi che dal vivo com'è? Diglielo, diglielo. Dal vivo è proprio un bel uomo. Eh? Dal vivo è proprio un bel uomo. Ma porca miseria. Vai, qual è la canzone? Quella di canta la diretta senza presentarla. Riderà, riderà, riderà. L'hai presa un po' alta, però va bene. Tu falla ridere perché. Riderà, riderà, riderà. Hai fatto proprio, troppo piangere insieme a te. Scusa. Continua, continua. Riderà, guarda chi c'è. Riderà, riderà, riderà. Lei è la figlia di Little Tony, ragazzi, è venuta a trovarci oggi, quindi io, parleremo del suo papà oggi. Io la canto sempre, la canto sempre questa canzone. La canti sempre questa canzone, visto che la canto, andrà a prendere 9 Tony sopra. 9 Tony. Tony. 9 Tony e Tony sopra. No. Riderà, vai Arpe. Riderà, riderà, papà. Io l'avrò cantata almeno 5-6 volte, almeno 5. Riderà, francese, riderà. In francese, inglese, in tutte le lingue abbiamo fatto. Ho fatto troppo piangere insieme a te. Vabbè, questo è il suo. Questa era francese. Non lo sai. Fais la rire, era così come faceva. Fais la rire, fais la rire, fais la rire. Ma poi non so più, tu la sai, francese. Oddio, il ritornello no, mi sembra un po' la... Oh, gli occhi sono del papà, guarda che roba, gli occhi, guarda. Bravo. Vabbè. A dopo, a dopo. Scusa Pippo, entra la testolina, salute. Ciao. Cioè entrare tutti in uno schermo non è facile. Agonia. Chiudi, dici, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Le mani, ecco, non si vede. Ecco, la mano, ecco, ciao. 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 Chiudi, chiudi. Aspetta, qua. Siamo... Ah, dove...